Buongiorno ragazzi, buona domenica a tutti, bentornati. Allora, stamattina ho preso qualche canarino, qualche soggetto bello che si presenta bene per farvelo vedere. Naturalmente siamo in piena muta. Allora, prima di ogni altra cosa volevo ringraziare tutti coloro che stanno approfittando delle ferie fatte qui in Puglia e stanno passando a trovarmi. Parlo di Giuseppe, parlo di Sara, parlo di tutti gli amici che sono venuti fino ad ora e tutti quelli che verranno a trovarmi. Quindi io ringrazio tutti coloro che, approfittando delle vacanze nel scendere giù qui in Puglia, stanno passando da me. Quindi grazie, grazie, grazie per questa bellissima sorpresa. E, niente, questo è un canarino York, queste sono le gabbie da show, li chiamano così. Quest'anno mi cimenterò in questa nuova categoria. Non ho mai allevato questi splendidi esserini. A quanto pare, dice qualcuno, qualche esperto, dice lo York è il lord dei canarini, quindi lui deve essere elegante e a quanto pare lo sono. Naturalmente poi bisogna abituarli a fare stare in queste gabbie, loro al momento vivono in voliere. Qui c'è un bianco che non vuole salire sulla bacchetta, per esempio. Ed è fondamentale che loro abbiano una certa posizione, durante il giudizio. Ecco, devono avere una forma di carota, devono avere una testa grande, insomma, ci sono tante piccole regole da rispettare e noi cercheremo di rispettare. Naturalmente credo di essere un po' fuori standard io, perché è il mio primo anno, però in un paio di anni riusciremo in qualche modo ad allinearci, a cercare di essere all'altezza. E poi insomma vi farò sapere, vi terrò aggiornati. Quindi dicevo, oggi ho preso qualche soggetto secondo me molto bello e volevo mostrare. Naturalmente siamo in piena muta, siamo a fine luglio. Questo è un lutino brinato, per esempio, si vede bene. Un lutino brinato e un bianco dominante. Quest'anno siamo riusciti ad ottenere risultati molto soddisfacenti da canarini molto belli. Allora, c'era un amico che mi contattava. E mi diceva, Giuseppe, perché non parli del problema degli anelli, il problema che spesso abbiamo un po' tutti noi? Così come ho detto già in altre situazioni, l'anello è prevalentemente un qualcosa per l'allevatore, quindi mi rivolgo naturalmente a tutti quelli, gli appassionati che hanno una coppia, che ne hanno due. Quando vi accorgete che il canarino ha problemi con l'anello, la soluzione migliore è rimuoverlo. Ecco qua, ci sono in commercio queste forbicine che sono, diciamo, state create per loro. Ci metti veramente un attimo eccole qua. Ci metti veramente un attimo ad eliminare l'anello, perché lui mi parlava del fatto che parecchi soggetti avevano la zampina sollevata, e soprattutto la zampina dell'anellino. E quindi bisogna capire, naturalmente credo in quel caso si tratti del problema dell'anellino, però bisognava verificarlo. Però appunto il consiglio che io do all'occorrenza, quando vi accorgete che l'anellino comincia a dare fastidio, non aspettate che si incancrenisca all'interno della zampa, perché spesso succede questo. E poi abbiamo seri problemi del dover eliminare la zampa ed diventa un problema molto più serio. Quindi salvaguardiamo i nostri piccoli, tranquillamente eliminiamo l'anellino e poi magari se proprio vogliamo metterlo alla zampina, all'altra zampina, li mettiamo quello in plastica che non dà nessun problema. Ma se sta senza non è alcun nessun, anzi se stanno senza probabilmente vivono molto molto meglio. Naturalmente noi allevatori invece siamo un po' condizionati perché abbiamo bisogno di tracciabilità, abbiamo bisogno di capire questo canarino chi sono i loro genitori, chi sono i loro nonni, e quindi geneticamente dobbiamo portare avanti una certa genealogia e quindi siamo condizionati all'anellino. E nonostante poi, nonostante tutto, laddove necessitano l'anellino lo togliamo, perché insomma
non possiamo rischiare il benessere animale rispetto al capire di dov'è questo canarino qua. Volevo far vedere altri due soggetti che ho preso così al volo. Si tratta di un bianco recessivo e un bianco dominante. Naturalmente sono tutti in muta, molto belli. Mi sono fatto qualche minuto di pausa perché ho sostituito all'interno di queste gabbie i soggetti. Guardate questo quanto è bello. Io, ripeto, non sono un intenditore. Ecco, loro devono avere una determinata postura. Che io sto imparando naturalmente. Ricordo che loro non conoscono ancora queste gabbie, quindi si vedono un attimino spaesati. Ecco l'atteggiamento che devono avere, devono portarvi su fuori le zampe. Il di sopra delle zampe. Naturalmente questi vanno visti a settembre. Poi ho preso due brunonici, come sapete negli ultimi anni mi sono dato anche a questa categoria che è molto affascinante secondo me. Sono dei brunonici, un giallo intenso e un giallo avorio dovrebbe essere. Spero si vedano. Bene. Piano. Non so dalle vostre parti, ma qui stiamo sfiorando i 40 gradi. Che forse è un bene per loro. Soffrono il caldo. No, vabbè, all'interno dell'allevamento no. Diciamo, parlavo, intendevo fuori. Ho preso questo lutino intenso e il giallo brinato, sempre in piena muta, che però hanno delle bellissime forme e spero, insomma, che possano fare bella figura poi in mostra. Dimmi. Bene ragazzi, allora io vi saluto con il mio Bonnie, lui ci segue sempre in tutte le nostre attività, ci sta accompagnando. Non appena avete delle foto curiose, cominciatele a mandare perché ci stiamo già organizzando per il calendario 2024, quest'anno sarà ancora più assortito, più ricco di tante foto, soprattutto abbiamo pensato di mettere le foto delle nostre attività perché stiamo facendo qualcosa di straordinario, stiamo facendo qualcosa di bello e finalmente la FOI ci sta appoggiando in questo percorso e quindi molto presto sentirete anche, ci sono delle novità, insomma, bolle in pentola, qualcosa di importante e praticamente quello che noi stiamo facendo a livello locale abbiamo idea di portarlo a livello nazionale. E se riusciamo con questi piccoli esserini a far stare bene un bambino, un chi che sia, un nonnino, una qualsiasi persona, un bambino, un ragazzino diversamente abile, insomma abbiamo scoperto che loro possono veramente fare tanto. Se riescono a diventare così docili e così tranquilli, naturalmente capendo che noi non gli facciamo assolutamente nulla, anzi, noi l'obiettivo è fargli stare bene.
noi abbiamo questa testimonianza, la FUI ci insegna che l'obiettivo dell'allevatore è quello di farli stare bene, farli vivere nel migliore dei modi, e noi questo dobbiamo perseguire, questo dobbiamo portare avanti. È vero, Bonnie ha finalmente ha terminato di svezzare i propri piccoli. Qualcuno chiede, ma non vola? Lui vola, come se vola, è che è tranquillo e che se ne sta tranquillo. E non è cresciuto lo stecco, quindi è come dire, sfatiamo questo mito, non è cresciuto lo stecco, è un canarino semplicissimo, nato come tutti gli altri, e poi ha cominciato a venire con noi e ha capito che nessuno gli farà del male, quindi tanta roba. Allora, niente, aspetto qualche vostra foto, quindi mandatemi le foto, qualche foto che avete del vostro canarino, di quello che il canarino riesce a darvi, e soprattutto ragazzi riprendiamo con i video, mandatemi i vostri video, noi li carichiamo su YouTube, facciamo che il nostro canale, ecco, io non dico mai il mio canale, il nostro canale diventi l'opportunità per tutti per conoscersi. Spesso abbiamo due passi, un altro amico con la nostra stessa passione, non lo sappiamo. Ecco, mi piace l'idea che Academy ha creato questo, nuove amicizie, nuove conoscenze e perché no, nuovi amici anche pennuti, va bene? Allora, buona domenica, buona estate a tutti, e se dovete passare da Bari, naturalmente venite da me, perché un caffè o un gingerino è assicurato, oltre che alla foto con Bonnie. Buona domenica a tutti ragazzi, ciao!